mia cucina. Oggi andrò a preparare il rollè di coniglio ripieno di prosciutto e mozzarella. Inoltre, se volete vedere come disossare il coniglio, andate sul mio gruppo Facebook Dolce e Sapori. Quello che ci occorrerà sarà un coniglio disossato, delle fettine di prosciutto e due mozzarelle. Con un batticarne andiamo a schiacciare. Saliamo un po' il nostro coniglio. Andiamo a mettere le fettine di prosciutto. E infine la mozzarella. Vado ad arrotolare il coniglio. Dopo averlo arrotolato per bene, io prendo questo tubo, che è quello che usano gli idraulici, ho messo dalla rete, vado a inserire il coniglio qua dentro. Dentro una pendola ho messo un po' di olio, vado ad adagiare la cipolla tagliata a julienne molto fine, due cipolle, metto un pizzico di sale, dopodiché vado a mettere un chilo di patate tagliate a cubetti. Salo anche queste. Adagio il coniglio, il rotolo. Un pizzico di sale, porto sul fuoco a minimo. Mi sono dimenticata di inserire anche aroma per le patate. Trascorsi 20 minuti, lo vado a girare. Se vedete che si sta asciugando, aggiungete mezzo bicchiere di acqua. Appena il coniglio è pronto, lo togliamo dalla pendola e lo adagiamo dentro la teglia con la carta da forno. Lo mettiamo nel forno e gli facciamo fare la crosticina a 200 gradi per 10 minuti, mentre le patate con la cipolla le andiamo a frullare con un mixer formando una purea, e la nostra purea è pronta, dovrà avere questa consistenza.
l'ho tirato fuori dal forno, adesso lo lascio raffreddare e poi lo taglio a fette. Adesso vado a mettere la purea sopra. E il nostro rollè di coniglio è pronto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale e condividete. Un bacione grande. Alla prossima video ricetta!